Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Qualche minuto di ritardo, ma eccoci qua come al solito venerdì in vostra compagnia. Good morning Milano, sempre in diretta qui su Milano All News. Oggi venerdì 12 marzo e apriamo come di consueto la nostra puntata andando a controllare il livello di inquinamento sopra la nostra città. L'aria sta cominciando a diventare un po' più pesante rispetto alle scorse giornate. Il livello di PM2,5 in questo momento è di 46 microgrammi per metro cubo, grazie alle rilevazioni fatte dalla nostra Arianna, ma anche dalle altre 100 Arianne installate sui balconi e sui terrazzi della nostra città. Ovviamente tutto questo grazie a Wise Air, che poi ci dà il dato medio milanese, il dato medio giornaliero appunto di 46. È venerdì, lo sapete, il venerdì è il giorno in cui facciamo anche il punto sull'agenda della settimana a venire, soprattutto per quello che riguarda gli appuntamenti nel mondo del digitale e di webinar da non perdere. E c'è una persona su tutte che meglio di lui, chi meglio di lui potrebbe raccontarci e dirci quale appuntamento non perdere. Sto parlando di Andrea Romoli, che vedo già collegato con noi. Buongiorno Ciao, Andrea. buongiorno. Ciao Fabio, buongiorno Milano News. Grazie Tutto mille, bene? Andrea, tutto bene? Spero tutto bene anche tu, Sì. anche perché lo sappiamo ormai, siamo in zona arancione rafforzata, molto probabilmente al confine con una prossima zona rossa, ma il mondo del digitale non si ferma, Non si anzi. ferma affatto, anzi, la settimana prossima non è ricca di eventi, di più è ricchissima. Anche perché è una week abbastanza particolare quella che si sta andando a concludere, giusto? Sì, quella prossima sarà una settimana molto particolare. Guarda, inizia lunedì 15, iniziano 5 giorni, da lunedì a venerdì, in cui si svolge il Milano Marketing Festival ed è uno degli appuntamenti più importanti per tutta la comunità del marketing. E quindi sono 5 giorni di conferenze, approfondimenti, interviste e confronti, per cui chi più ne ha più ne metta, già qui. Sempre lunedì inizia la e-commerce week, una maratona digitale interamente dedicata all'e-commerce, per cui chi si occupa di e-commerce non può perdere questo evento che dura tutta la settimana. Un altro evento online, che quest'anno si svolge online, che segnalo, riguarda chi si occupa di coding, in particolare è il P-Day Hacknight. È un'associazione P-Campus, l'associazione di Roma, che organizza questa serata in cui vengono coinvolte appunto tutte le start-up del campus e anche una serata per farsi notare per gli sviluppatori che si vogliono far notare, vogliono cambiare professione. Sì, c'è questa Hack Night dedicata appunto in cui si sfidano appunto i coders. Martedì, beh, per chi è interessato all'ambito startup, vi segnalo che quest'anno si svolge online, è una delle conferenze più importanti al mondo, è SXSW, Southeast by Southwest, che offline si svolge tutti gli anni a Austin, Sì. quest'anno ovviamente si svolge online e Bellissimo. a pagamento, ma è una delle top conferenze mondiali per quanto riguarda appunto tutto il digitale e tutto quanto è attorno al digitale, quindi ci sono anche dei music festival, del film festival e tantissime startup si fanno i loro pitch e si presentano durante questa conferenza. Mercoledì inizia quello che è uno degli eventi principali di Milano, che è la Milano Digital Week. La Milano Digital Week ha un tema specifico quest'anno che è la città equa e sostenibile. E da mercoledì fino a domenica sono previsti oltre 650 eventi. Si va di tutto e di più, andiamo dalla sostenibilità al marketing, allo sport, al film, tutto quanto è relativo appunto alla città equa e sostenibile. Quindi senz'altro una di quelle manifestazioni da non perdere. Poi nel mio posto ho messo quelli che secondo me sono i 20 eventi da non perdere della Milano Digital Week, per cui ci sarà, cioè è soggettiva la cosa, però ho segnato quelli che secondo me sono gli eventi appunto da non perdere. Uno di questi eventi che secondo me è da non perdere è giovedì 18 ed è un hackathon sull'economia circolare e quindi è un evento dedicato a giovani talenti, sviluppatori, esperti di grafica e comunicazione, che si sfideranno in questo hackathon sull'economia circolare.
Sempre giovedì, un altro di questi eventi è organizzato dal Fintech District ed è dedicato all'ambito fintech e in particolare il format si chiama Talking Heads, quindi le teste parlanti, e verrà analizzato come il tema della sostenibilità viene declinato nel settore fintech, quindi un ambito senz'altro molto interessante e molto stimolante. E poi non posso non segnalarvi Unstoppable Women, che è un evento organizzato appunto anche da Startup, insieme a Startup Italia, ed è appunto un evento per raccontare come la strada verso la leadership al femminile passa dai volti e dagli esempi di tante donne professioniste. Quindi ci sono, ad esempio, interverranno Federica Gasbarro, che è un'attivista di Fridays for Future, Maurizia Cacciatori, che è l'ex pallavolista e capitana, se non ricordo male, della nazionale anche italiana, Eleonora Giovanardi, che è un'attrice co-founder di Amleta, e tante altre professioniste e leader femminili. Direi anche sempre giovedì c'è un altro evento dedicato all'ambito femminile che è Women in Tech ed è il ruolo della formazione e la leva della community e interverranno Chiara Brughera che è la Managing Director di CTech, Matilde Spoldi che è la Site Project Manager di Tech Fuji's Italia e tante altre professioniste che si parleranno appunto di questa serie. Delle Women in Tech, tanto per intenderci. Poi io direi chiudiamo con sabato. Sabato si svolge un webinar che si chiama I'm Remarkable ed è un'iniziativa di Google che consente alle donne e altri gruppi rappresentati di celebrare i propri risultati sul posto di lavoro. E ci sarà un facilitatore, Mario Bennici, che guiderà appunto questo webinar che illustrerà un sistema di analisi delle conversazioni con i clienti. Ecco, questo direi che è Insomma, quello che andremo a vedere la prossima, una una settimana piccola davvero davvero parte. ricca, Andrea. Tutto, Cosa? dicevi, una settimana davvero davvero ricca. In più Sì, ci sono questi molto. famosi 20 appuntamenti da Digital Week da non perdere che possiamo trovare nel tuo articolo su Startup Italia. Settimana prossima dovremo sentirci allora, perché dovrai raccontarci un po' che settimana Sì, sarà. se non sono coinvolto in qualche evento, teoricamente dovrei essere, Hai una... però dipende un attimo se siamo in che zona, in che colore siamo. Ormai è quasi sicuro, anzi è confermato che ormai saremo in zona rossa da lunedì, quindi Ahia, ormai caspita. le nuove misure, Regione Lombardia ha già dato diramato fuori la propria comunicazione, siamo in zona rossa da lunedì, quindi Ho capito. ormai bisognerà ovviamente rimanere solo ed esclusivamente collegati, quindi tra uno Zoom e un Meet e uno Skype cercheremo magari di trovarti, Andrea. Esatto, va bene, vi ringrazio, Grazie grazie a te. a te. Buona Ciao, giornata Andrea buona Romoli, giornata a andate a tutti. leggere su Startup Italia il suo articolo con tutti gli appuntamenti da non perdere. Grazie mille Andrea, grazie Grazie, buona giornata. mille. Continuiamo perché la puntata è piena di ospiti che adesso si collegheranno di nuovo con noi, ma prima di loro c'è sempre quell'incursione poetica che arriva a metà del nostro cammino, che è l'incursione poetica delle foche parlanti. Quest'oggi Francesca. Il traduttore è lettore e critico. Porta lenti spesse mentre guarda fuori dalla finestra i campi e i cespugli innevati che sono come un foglio di carta coperto di scarabocchi veloci in una lingua che sa abbastanza bene senza saperne una sola parola, se non quello che gli occhi distinguono e il cuore intuisce della sua estraneità. Che pace adesso, neppure il lieve fruscio di una pagina voltata in un dizionario senza parole, bianco. Di cui il traduttore possa valersi prima che le eventuali parole diventino oscure nel buio che scende. Blues di un mattino di neve di Charles Simic. E questa era Francesca Ferraro, grazie mille Francesca, grazie mille alle foche parlanti, davvero sempre interessanti le vostre incursioni, siamo ben felici di avervi con noi tutte le nostre puntate, lunedì, mercoledì e venerdì in vostra compagnia, quindi non vediamo l'ora di ritrovarci lunedì in vostra compagnia, grazie mille davvero alle foche parlanti.
Andiamo avanti, li vedo già collegati, eccoli collegati con noi, Gaia Romani e Federico Bottelli, che sono i nostri ospiti. Entrambi fanno parte di quella bella politica che ci piace raccontare, mentre a livello nazionale magari insomma litigano, si scornano e non si capisce molto bene cosa stanno facendo. È bello vedere che invece a livello locale ci sono dei giovani, a volte molto molto giovani, però con le idee molto chiare e che fanno qualcosa per la nostra città. Sto parlando appunto dei nostri ospiti, Gaia Romani e Federico Bottelli, entrambi consiglieri municipali, e sapete quanto Milano News è vicino ai municipi, Gaia nel municipio 8 e Federico nel municipio 7, ma non solo questo, perché poi ovviamente quando uno poi si appassiona alla politica la fa tutto il giorno H24, insomma, ecco, vedo che infatti annuiscono entrambi, e chiederemo a loro anche com'è cioè, non avevano niente di meglio da fare che mettersi a fare politica. Anzi, questa è la prima domanda. Possibile che non avete niente di meglio da fare che mettervi a fare politica? Guarda, questa domanda ce la facciamo ogni tanto anche noi, confesso, però a quanto pare non abbiamo ancora trovato niente di meglio. E quindi grazie a Milano News che ci dà la possibilità di condividere questa nulla facenza che però ci fa molto divertire. Secondo me, banalmente, si chiama passione e è vero, se uno pensa al numero di ore, di energia, di tempo speso per la politica sono tante, però sembrano davvero pochissime, ma banalmente perché ci piace fare questa cosa. Vi piace fare e cercate di farlo anche molto bene, perché avete proposto come giovani democratici, quindi come giovani, questa iniziativa che avete chiamato Faccia a Faccia, che però vi ha portato in quelle poche occasioni in cui si poteva uscire di casa e portarsi in giro con i propri gazebo o tavolini, per appunto le strade cittadine milanesi a raccogliere dei questionari. Però chiedo a voi di spiegarmi meglio che cos'è Faccia a Faccia, perché è molto interessante. Ma il faccia a faccia è uno strumento di ascolto e raccolta di problemi, esigenze dei cittadini di tutta la città. È un questionario che abbiamo pensato su tutto il territorio comunale, diviso per municipi. Quindi c'è un questionario, per ogni municipio, e vorremmo raccogliere le esigenze, le problematiche, quartiere per quartiere, quasi via per via. Tutti noi siamo iscritti nei gruppi di quartiere su Facebook, leggiamo in continuazione segnalazioni, lamentele, disagi, cose che non funzionano. Noi abbiamo pensato di raccogliere, chiedere ai cittadini il loro punto di vista sui quartieri che vivono, ma non solo raccogliere i problemi, anche cercare di analizzare, dare loro un contesto e poi proporre delle soluzioni in maniera molto puntuale sul territorio. E poi speriamo di poterle portare alla giunta comunale e essere, diciamo, una base magari anche di partenza per programmi elettorali per le Allora, amministrative. prima di tutto vi faccio i complimenti perché è un lavoro che difficilmente chi magari sta al governo di una città fa, perché insomma immagino che comunque escono appunto fuori le problematiche, quindi anche riconoscere il fatto che magari non si può fare tutto e bisogna comunque andare avanti a sistemare delle cose, complimenti davvero perché state facendo un lavoro interessante, proprio anche diciamo di autocritica in un certo senso, di come si può riuscire a dover ascoltare la gente e quindi poi magari anche ritarare l'agenda politica in base anche a quello che la cittadinanza richiede. Ma appunto, che domande troviamo in questo questionario? Il questionario sostanzialmente è diviso in tre parti. Intanto è un questionario che si trova online, quindi adesso con il Covid la modalità è a distanza, si Perfetto. trova sul sito dei Giovani Democratici di Milano. È diviso in tre parti, dicevo, una prima parte dove chiediamo di rispondere a delle domande generiche per capire il cittadino, la cittadina dove abitano, di che quartiere fanno parte. Una seconda parte su domande generiche per capire qual è la percezione sulla qualità di vita, sulla presenza del trasporto pubblico in quel quartiere, anche domande critiche sulle barriere architettoniche, sul traffico, sulle piste ciclabili, sulla mobilità sostenibile. E infine un'ultima parte con elementi e domande molto molto puntuali, quartiere per quartiere, su progetti iniziati, terminati, ma anche quelli che sappiamo essere in cantiere, perché dicevi giustamente prima tu, dopo 10 anni tornare e continuare ad essere all'ascolto della città non è una cosa scontata e che fanno tutti. Noi ci mettiamo al servizio dei cittadini in ascolto per trovare insieme delle soluzioni.
Allora, so che state ancora raccogliendo i questionari, anzi, ricordaci bene come fare per, a questo punto anche più facile, nel senso non devo aspettare di incontrarvi per strada, ma posso andare online e mandarvi il mio questionario. Come, dove e quando, diciamo. Esatto, noi abbiamo iniziato nel 2018 in realtà, con una sperimentazione cartacea, con i nostri banchetti in giro per la città. Poi il Covid ci ha obbligato a cambiare modalità. Il questionario si trova sul sito dei Giovani Democratici, che è giovanidemocraticimilano.it, e poi quando si potrà, se si potrà, torneremo in strada nelle piazze per, con i nostri volantini. Ve lo faccio vedere, questo qua, faccia a faccia, con dietro un comodo QR code che uno può, ecco qua, compilare comodamente seduto sul divano di casa. So che appunto state ancora raccogliendo, quindi i dati ancora non li avete. Avete però, dai, qualche idea di quali sono i temi caldi della città? Beh, allora, intanto abbiamo raccolto quasi 2.400 questionari. Non vogliamo dare ovviamente, fare nessuno spoiler, però solo perché sei tu, sicuramente i temi caldi sono il traffico, le piste ciclabili, l'inquinamento. Perché poi questo ha dei risvolti sulla vita delle persone, su ciascuno di noi, molto importanti da non sottovalutare. Hai toccato un tema caldo, molto caldo, le piste ciclabili. Come rispondi a chi critica la scelta dell'amministrazione centrale di aumentare questo numero di piste ciclabili e di farle anche magari in zone dove bisogna inventarsela un po', però poi bisogna anche capirla come vengono fatte. Sono molto state criticate in alcune zone. Come rispondi a questo? È un tema estremamente delicato da non sottovalutare assolutamente. Dobbiamo un po' guardare i nostri vicini europei e capire che il cambio di cultura, se prima era un'esigenza per pochi, adesso è una necessità per tutti. Il cambio di cultura, quindi cambiare, diversificare l'offerta di mobilità e quindi passare dall'uso della macchina inquinante, privata, al trasporto pubblico, ma soprattutto alla mobilità sostenibile come biciclette, monopattini, ormai è un'esigenza. Prima del Covid Milano portava in metropolitana 1.400.000 abitanti, cittadini, tutti i giorni. Ad oggi con il contingentamento questo non è possibile. Se la restante parte utilizza la macchina, o moriamo nel traffico a causa delle code infinite, o moriamo per il traffico a causa dell'inquinamento. Questo per una città, per noi tutti, non è accettabile. Quindi il cambio di cultura, il cambio di passo è fondamentale. Bisogna dare la possibilità a tutti i cittadini che possono utilizzare i mezzi di mobilità sostenibile. Non dico tutti, ovviamente le persone diversamente abili, gli anziani dovranno continuare ad utilizzare la macchina, ma chi può, quando si può, bisogna assolutamente utilizzare un mezzo alternativo di spostamento. Gaia, perché avete pensato di fare questo tipo di raccolta a livello municipale? È anche una richiesta forse che l'istituzione municipio venga un attimo riconosciuta anche di più? Allora, questo è sicuramente un tema, nel senso che Federico ha già prospettato un tema di cultura che deve essere sicuramente un tema di cultura sempre più orientato non soltanto al decentramento nei municipi, ma anche alla città metropolitana. Quindi noi crediamo molto, e infatti lavoriamo anche in collaborazione tra municipi e corrispondenti aree delle città metropolitane. Più che mai il decentramento in questo momento è fondamentale. Soprattutto noi vogliamo anche essere uno strumento e un esempio di vicinanza ai cittadini che in questo momento percepiscono la politica, lo hai detto inizialmente tu come una battuta, ma è vero, c'è molta distanza tra il dibattito nazionale e le esigenze vere delle persone oggi. Vedere dei giovani. Cioè, Gaia, scusa, mi stai dicendo in poche parole, anche prima, parlando di confini, cioè che non si può parlare, ad esempio, di municipio 8 senza parlare di Pero, in un certo senso, cioè mi stai dicendo questo? Cioè sarebbe limitativo parlare, ok. Infatti noi abbiamo fatto anche delle commissioni congiunte con il comune di Pero per affrontare alcuni problemi, per esempio quello legato all'inquinamento dell'inceneritore, che è un tema che si porta avanti, diciamo, da anni. E poi credo che sia fondamentale far conoscere i municipi ai cittadini, perché molto spesso i cittadini non partecipano neanche al voto per i municipi.
E questo secondo me è un'occasione che sicuramente viene sprecata, perché è un'istituzione vicina che può essere valorizzata e può essere anche molto utile al cittadino, perché noi diciamo che siamo un po' un contatto e dobbiamo essere un tramite tra i loro bisogni e le diciamo poteri, se così li vogliamo considerare, più centrali. Io poi aggiungo anche ai cittadini, però non prendetelo come l'ufficio reclami. Il municipio non è l'ufficio reclami, ma è quel posto dove fare insieme delle cose interessanti. Scusami Gaia, se mi permetto. Assolutamente, no, ma hai molta ragione. Infatti noi diciamo che cerchiamo di fare entrambe le cose, però Milano, tu lo sai benissimo, voi lo sapete benissimo, è molto vasta, è molto varia, e io prendo il mio municipio. Affrontare i problemi del quartiere Bullona non è affrontare quelli del quartiere Tre Torri e non è quello di affrontare i problemi di Quartoggiaro. Soltanto con una conoscenza vera del territorio e un ascolto quartiere per quartiere può dare risposte vere ai cittadini. Altrimenti, se ragioni, è giusto che alcuni temi come quelli del trasporto vengano analizzati in maniera sicuramente anche centrale, ma poi devi sapere se una linea non sta funzionando, non serve, i cittadini ne preferirebbero un'altra. Quindi deve essere una continua analisi dal micro al macro, e cioè saper gestire davvero bene una città. Ecco Gaia, tu sei anche la cofondatrice di Onde Rosa, che in queste settimane ha fatto un bel colpo, verrebbe da dire, no? Raccontaci un po' cos'è Onde Rosa prima. Sì, allora, come forse anche voi vi sarete accorti, perché è abbastanza sotto gli occhi di tutti, è molto difficile trovare ragazze, giovani donne che vogliano entrare e avvicinarsi alla politica. Onde Rosa nasce come un'associazione apartitica, che vuole però fare attivismo su temi che riguardano le politiche di genere e le pari opportunità, convinte che cominciando a fare politica, partendo dai temi che riguardano le giovani donne quotidianamente, esse possano essere più portate a comprendere quanto la politica possa essere alla portata di tutte e coinvolgerle quindi in questo in un secondo momento. Quindi cercare tramite battaglie concrete di migliorare la situazione di sottorappresentanza femminile nel nostro paese. Quindi il progetto è abbastanza ambizioso. Poi giorno per giorno ci concentriamo su singole iniziative come quella che hai citato tu, che è quella della tampon tax. La spiego brevemente. Gli assorbenti in questo momento sono considerati dal nostro sistema fiscale come beni di lusso e infatti hanno un'IVA al 22%. Okay. Noi chiediamo una cosa molto semplice, che siano considerati beni di prima necessità, quali sono, perché le donne e le famiglie non possono evitare di fare questa spesa per ovvie ragioni, e quindi non essendo una scelta delle donne, ma essendo una questione anche igienico-sanitaria. È una scelta della natura, verrebbe da dire, appunto, infatti, non è una scelta vostra. Conosco donne che ne farebbero volentieri a meno anche. Volendo, ma questa richiesta, Gaia, è una richiesta tutta stramba vostra o avete delle, cioè c'è qualcuno che l'ha già fatto? C'è un percorso politico, sì, già in atto da diversi anni. Il primo a proporla è stato Pippo Civati come attrice Brignone. E loro sono stati i primi a parlare di tampon tax e sono stati derisi. È una battaglia che è stata sminuita. In Europa come viene affrontato il problema? In Europa invece siamo ben più avanti, ormai siamo praticamente uno dei pochissimi paesi ad avere ancora un'IVA così alta. Molti addirittura regalano gratuitamente gli assorbenti alle studentesse o hanno un'IVA allo 0%. La media europea è comunque del 5-6%, okay. Noi siamo praticamente gli unici ad averla al 22%. Siamo molto indietro. Però dicevo che appunto siete riusciti a fare un gran colpo in questa settimana appena passata, no? Diciamo, e che andrà avanti fino a domani, quindi anzi dico alle ragazze e alle donne in ascolto di approfittarne nel caso. Sì, fino al sabato 13 sarà possibile in tutti i punti vendita Coop in tutta Italia acquistare qualunque tipo di assorbenti e prodotto di assorbenza, quindi anche Tampax, Alba Slip, qualunque tipo di prodotto, al prezzo corrispondente come se l'IVA fosse al 4%. È una partnership che abbiamo avviato con Coop, di cui siamo sicuramente molto contente. Perché è un tema ancora appunto che nel migliore dei casi viene deriso, se non assolutamente inascoltato? Perché? Allora, sicuramente le mestruazioni sono ancora un tabù.
in Italia. E quindi questo è un primo argomento, una prima motivazione. La seconda motivazione è che oggigiorno noi, quando parliamo di battaglie politiche, tendiamo a ragionare per priorità. E invece in politica non bisogna mai ragionare per priorità, perché se io ragiono per priorità ci sarà sempre qualcosa di più importante da fare. Allora bisogna cominciare tramite dei piccoli passi, piccoli poi neanche tanto, perché parliamo di milioni ogni anno che gravano sulle famiglie e sulle donne. E in più la nostra petizione "Il ciclo non è un lusso", che potete trovare su change.org, è stata proprio da pochissimi giorni, ha raggiunto la quota di 500.000 di firme. Quindi 500.000 di persone, che se ci pensate sono circa un italiano su 120, se consideriamo le persone che usano i social, hanno firmato questa petizione e vogliono l'abbassamento della tampon tax. Quindi la politica si sta accorgendo, grazie ai numeri e grazie al fatto che è una battaglia che nasce dal basso, che forse non è proprio una battaglia da deridere e da sminuire. Siete giovani, siete democratici, sognate un mondo diverso, così dite di solito, no? Quindi fatemi sognare. Cos'altro si può cambiare allora? Dai, fatemi sognare un po'. In generale, dici? Vai, Gaia, senza rete, senza paracadute, buttati. Vado io, Fede. E poi anche Federico dopo, ovviamente. Allora, io sono un mondo, lo so, dico una cosa banale, però è la cosa per cui ci battiamo tutti i giorni. Senza discriminazione alcuna, un mondo giusto, un mondo che sia alla portata di tutti. Sogno un'Italia in cui ogni singola categoria sia rappresentata e abbia una voce. Noi abbiamo una Costituzione meravigliosa, dobbiamo semplicemente riuscire ad attuarla, quindi il mio impegno è in prima battuta per le donne. Ma parlare di donne oggi vuol dire parlare di tutti, di chiunque, perché le donne possono essere disabili, possono avere un'etnia diversa dalla nostra, per cui dobbiamo avere un approccio intersezionale e cercare di davvero eliminare ogni tipo di discriminazione. Un'altra cosa che questa crisi ci ha dimostrato: salute accessibile per tutti, le code che abbiamo visto ieri davanti agli ospedali con gli anziani che facevano i vaccini. Io veramente ho provato una pena e un dolore per quelle persone che non vorrei riprovare mai più. Quindi la salute a 360 gradi, ma anche i consultori che molto spesso sono inaccoglienti verso le donne e molto spesso le strutture che davvero sono ancora strutture in cui molto spesso non giuste, non eque e che non garantiscono davvero il diritto alla salute delle persone. Terzo, il lavoro per la nostra generazione. Noi non vediamo un futuro, vogliamo essere valorizzati, molto spesso siamo sottopagati o siamo troppo qualificati. Quindi riequilibrare sicuramente tutte queste ingiustizie, ma partendo, ripeto, da diritti fondamentali. L'articolo 3 della Costituzione: tutti i cittadini sono uguali e devono essere liberi di esprimere loro stessi senza discriminazioni di sesso, di età, di qualunque altra motivazione. Salute deve essere un diritto veramente garantito e lavoro, che soprattutto per le giovani generazioni è, dico, ma non soltanto, lo stiamo vedendo in questi giorni, fondamentale. Forse è banale, ma se riuscissimo a fare già queste cose, insomma, non hai detto, sarà anche banale, ma non hai detto poche cose di poco conto. Federico. Mi unisco a quello che ha detto Gaia. Non vale dire quello che ha detto lei, non vale qua. No, ma infatti utilizzo questo spazio per raccontarti, poi se vuoi invitarci prossimamente veniamo ancora volentieri. Come sempre, come Giovani Democratici Milano, abbiamo scritto una proposta di modifica della legge sugli stage. Raccontamela senza far sentire i miei stagisti dietro, che dopo se no chiedono dei diritti, ma dilla pure, vai. Esatto. È un piccolo pezzettino, ma è un passo immenso per la nostra generazione. Ad oggi gli stage, così come sono pensati, non funzionano, hanno differenze per regione, e non danno alcun diritto per i giovani studenti lavoratori. Noi abbiamo scritto una proposta che va a modificare, va a cercare di limitare l'utilizzo degli stage e invece a implementare l'utilizzo corretto degli apprendistati. È un piccolo passettino, ma stiamo raggiungendo anche su quel fronte un risultato importantissimo. Abbiamo lanciato una petizione su change.org, abbiamo raccolto, ora di preciso non ve lo so dire, ma circa 40.000 firme.
ieri eravamo a presentarla alla Camera dei Deputati e se c'è, abbiamo cercato di coinvolgere tutti i partiti della ormai ex maggioranza, quindi andando oltre i confini del Partito Democratico, e se ci sarà il consenso di tutti, insomma, è un passo importante. E allora, prima di chiudere, invece, faccio la domanda da $1 milione, quella con cui ho un po' aperto, vi ho preso in giro in apertura dicendo che sono andate meglio da fare che fare politica, ma invece vi chiedo perché. Perché un ragazzo, una ragazza, perché dei giovani dovrebbero fare politica secondo voi? Dire che il futuro di tutti loro è un po' scontato, ma è un po' la verità. La politica, cioè, chi diceva che si occupa di tutti indiscriminatamente ed è così, e sta a noi, ciascuno di noi, preoccuparsi e occuparsi della politica. Poi è una cosa che è un po' innata in ciascuno di noi, c'è chi ha una passione sfrenata e quindi se ne può occupare per tempo, disponibilità, energie tutto il giorno, per gran parte di esso, e chi invece ha altre passioni. Però dedicare un pezzettino all'informazione, a occuparsi di cosa succede nella città, nel proprio paese, nel mondo, è fondamentale per poi dare la giusta direzione a dove si sta andando, perché se non la diamo noi, qua va a finire male. Sì, e io aggiungerei a quello che ha detto Federico anche cose, anche aspetti molto più concreti e pratici che possono, secondo me, motivare magari i ragazzi che ci stanno ascoltando. Fare politica è bello, è divertente, puoi dedicare il tempo che vuoi, quindi non lo devi fare come noi che praticamente lo facciamo 24 ore, come hai detto tu prima. Lo puoi fare nel tuo tempo libero, con vari gradi di impegno, però fare politica è bello, ti dà tante... veramente tante soft skills, organizzazione di eventi, network. Già essere qui per noi è un'esperienza di crescita, no? Probabilmente se non facessimo politica non ci sarebbe mai capitato di parlare nel vostro programma. Quindi impari tante cose, è una scuola di vita e fare politica è bello. Il problema è che ci è sempre stato raccontato che così e che la politica è qualcosa di sporco, di lontano, fatto di stanze di potere e di personalismi. Può essere anche altro, noi probabilmente siamo stati fortunati perché abbiamo incontrato dei compagni di viaggio che ormai sono anche degli amici e quindi diciamo che a maggior ragione è bello farlo in una comunità che condivide i tuoi valori. Quindi spero che chiunque ti stia ascoltando, che sia nei Giovani Democratici o in altri giovanili di altre realtà, fate politica perché ne vale la pena. Benissimo, allora davvero io vi ringrazio tantissimo e vi ringrazio soprattutto per quest'ultimo messaggio di speranza che avete dato alle nuove generazioni e spero che qualcuno lo colga, appunto come dicevi te, a prescindere poi dalla parte in cui si va a fare politica, però giustamente la politica è questione di tutti e dico anche in più, così si capisce di più davvero il mondo in cui si è immersi, facendo politica lo si capisce molto più facilmente e molto più velocemente. Io vi ringrazio tantissimo davvero, grazie mille per essere collegati con noi. Grazie a te. Fanno news e a tutti gli ascoltatori. Grazie mille a Gaia Romani e Federico Bottelli dei Giovani Democratici, grazie mille davvero, buona giornata. Siamo arrivati alla fine anche noi di questa puntata lunga, ma insomma con tanti ospiti interessanti, con anche notizie appunto arrivate in diretta come l'entrata in zona rossa da lunedì della nostra regione, ma da lunedì comunque saremo lo stesso qui a raccontarvi tutto, cercando, lo sapete bene, ne approfitto che vedo ancora tanta gente collegata prima di chiudere, senza parlare di Covid, lo sapete, noi cerchiamo di non parlarvene il meno possibile, cerchiamo di darvi una visione di quello che succede a prescindere dal Covid, perché è vero, è un'emergenza sanitaria molto importante, bisogna anzi stare molto attenti, infatti miei carissimi milanesi, complimenti per essere riusciti a tornare in zona rossa, potevamo farcela, ma ce l'abbiamo fatta, complimenti, ma a prescindere da questo, insomma, sarebbe bello riuscire a parlare della nostra città anche parlando di altro. Tutti i giornali vi parlano tutto il giorno, tutti i telegiornali, tutti i giornali, in ogni collegamento, solo ed esclusivamente di coronavirus e Covid, noi cerchiamo di fare invece qualcos'altro, cercando di farvi e darvi un servizio di informazione diverso sulla nostra città. Grazie mille davvero di averci seguito, ci vediamo lunedì, buon weekend, a lunedì sempre qui in diretta. Grazie mille, arrivederci e a presto.